Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Municipio X. Questa sera ci occuperemo del Municipio 7 insieme all'assessore Antonio Salinari. Però prima di presentarlo e introdurlo al nostro quiz presidenziale, guardiamo insieme il sommario della puntata. Ci occuperemo di orti urbani del Parco delle Cave, dell'impianto sportivo di Via Viterbo e ancora dei fontanili di Muggiano, però come sempre poi la voce del marciapiede. Allora do il benvenuto a lei, assessore, buonasera. Grazie, grazie a voi per l'invito. Allora, come lei sa, avrà avuto modo di confrontarsi con i suoi colleghi, dobbiamo sottoporla al famosissimo quiz che continuiamo a chiamare presidenziale perché la carica non è importante ma è lo scopo, quello di mettervi un po' alla prova prima di iniziare. La domanda che le pongo con il quiz di oggi è la seguente: quale specialità degli sport equestri viene praticata all'ippodromo di San Siro? Il dressage, il trotto o il galoppo? Il galoppo. Vediamo se la risposta è esatta. Ahimè, ha azzeccato la risposta. Ah, hai visto anche questa. Ho saputo che c'era anche un premio a chi avrebbe vinto e subito risposto in maniera più veloce. E mi sa che lei è stato particolarmente veloce. Alla fine poi della stagione dobbiamo calcolare un po'. Esatto. L'ha lanciato piscina dal municipio 2 l'ho saputo. Vediamo come va. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, il galoppo è più veloce, insomma un andatore più veloce del trotto, all'incirca tra i 30 e i 70 km orari addirittura in più. E comunque complimenti. Questo le permette così di iniziare, insomma, con forza a parlare degli orti urbani del Parco delle Cave. Assolutamente sì. Noi abbiamo, chiaramente sul nostro municipio 7, abbiamo tantissimi parchi, siamo uno dei municipi tra l'altro più verde rispetto a tutti gli altri municipi. Abbiamo il Parco delle Cave, il Parco d'Italia e il Bosco in Città, che sono i tre parchi principali del nostro territorio. E proprio quest'anno sul Parco delle Cave abbiamo fatto questo nuovo bando per l'assegnazione di questi nuovi orti urbani all'interno proprio del Parco delle Cave. Erano 160 particelle ortive che il municipio ha messo a disposizione per tutti i cittadini che volessero appunto prendersi cura di uno spazio, di un'area verde del proprio territorio. Tutte le 160 particelle sono state assegnate e ora tutti gli ortisti avranno un nuovo contratto che durerà in carica 5 anni come durata contrattuale e si potranno prendere cura di una particella, quindi di uno spazio verde. Ci tengo anche poi a precisare che noi come municipio su questo ambito abbiamo fatto tanto. Perché quando siamo arrivati, ricordo che all'interno del Parco delle Cave gli ex concessionari di tutti gli orti del parco non avevano l'acqua. Quindi voi immaginatevi tutti gli anziani che ogni giorno dovevano annaffiare e irrigare le proprie particelle ortive, a dover raccogliere tramite alcuni canali che c'erano vicino alle particelle e alle aree degli orti, tramite dei secchi, dell'acqua e portarla manualmente all'interno degli orti. Noi invece, quando siamo arrivati, una delle prime nostre iniziative è quella di portare attraverso un impianto idrico, quindi con dei canali, direttamente l'acqua all'interno di ogni singolo orto. Quindi ogni ortista ha un proprio rubinetto che può aprire direttamente dal proprio orto, prendere l'acqua e poter irrigare i campi. È stata una delle prime, ricordo, iniziative che abbiamo fatto, devo dire che ha avuto un ottimo risultato. E oggi quindi tutti i concessionari quindi possono beneficiare di questa acqua per poter irrigare gli orti. Oltre a questo, li abbiamo anche rivisti e risistemati, portando anche in alcune aree dei depositi attrezzi. Ricordo in una zona del Parco delle Cave, precisamente vicino a ridosso della via Taggia, proprio quei orti che si chiamano area Taggia Parea, dove non c'erano dei depositi attrezzi, quindi questi orti perché sono stati bruciati dal tempo con degli atti vandalici, quindi questi ortisti non avevano un deposito attrezzi, loro puntualmente erano costretti a dover depositare il loro materiale in alcuni angoli degli orti, e diciamo che creavano anche una sorta di degrado. Noi invece abbiamo
installato dei depositi esterni a ogni particella, e ogni ortista praticamente aveva la sua chiave con il suo deposito, la sua casetta dove poteva depositare il materiale. Quindi anche questa è un'altra vittoria del municipio 7, sono piccoli risultati che siamo riusciti a portare a favore degli ortisti e di tutti i concessionari delle particelle ortive. Sì, funzionali sia per chi ne usufruisce ma anche per chi li vede, insomma, dal punto visivo ma anche dal punto di vista visivo. Devo dire che sono molto belli e tengono anche l'ordine a tutta l'area. E ne approfitto per dire che proprio questa mattina, quindi una cosa proprio fresca, abbiamo pubblicato anche sull'albo del Comune di Milano e sul sito del Comune di Milano un nuovo bando dedicato ad altre 50 particelle ortive di Via Viterbo, un'altra area sempre del nostro municipio, a ridosso tra l'altro da un nuovo centro sportivo, e anche qui ci saranno appunto 50 particelle a disposizione dei cittadini. Un bando aperto a tutti, chiunque può partecipare. Ci saranno poi delle assegnazioni, quindi dei punteggi per l'assegnazione, quindi verrà fatta anche una graduatoria in base all'ISE, in base all'età, in base alla residenza all'interno del nostro municipio. Una volta assilata questa graduatoria inizieranno a chiamare le persone per fare le varie assegnazioni. Bene, grazie, siamo contenti anche di fungere un po' da piattaforma per lanciare un po' questa notizia, perché lo diciamo spesso, l'ambito, ciò che c'è all'esterno, il contatto con la natura ha un valore ancora più importante, l'abbiamo scoperto, e vale la pena che i cittadini capiscano esattamente ciò che possono fare per usufruire dei vostri servizi. È esattamente così, ricordiamo che la maggior parte poi dell'utenza sono anziani, sono persone che magari vivono, e vi assicuro che davvero io poi tutti i giorni ho a che fare con loro perché mi contattano direttamente, e diciamo che il loro hobby, la loro passione è l'orto. Quindi se gli togliamo anche questa passione, diciamo che loro sarebbero chiusi in casa, non avrebbero più nessun tipo di sbocco. Invece in questo modo si prendono cura del verde, seminando, quindi poi vedendo anche i frutti del loro lavoro, e vi assicuro che per loro è davvero davvero importante. Quindi funge un po' anche da un'attività sociale dedicata, certo, a tutti gli anziani del nostro municipio. È un po' un collante anche per la comunità, perché dicevamo anche chi ha modo poi di vedere l'orto in città dà sempre un valore positivo, un valore aggiunto. È così. E tra l'altro parlavamo quindi di Via Viterbo, oltre agli orti c'è un'altra novità, un altro tema così che la introduce direttamente. Sì, l'impianto sportivo di Via Viterbo, un nuovo impianto sorgerà in quell'area, è un'area che da molti anni è un centro sportivo abbandonato e si trova totalmente in degrado. Noi come municipio l'abbiamo preso, abbiamo chiesto al Comune di Milano di poterlo prendere in carico in modo da poter trovare una società o comunque un concessionario che potesse farsi carico del ripristino, della sistemazione di quell'area. Abbiamo preso in carico un paio di anni fa, è stato affidato momentaneamente a un'associazione che l'ha preso in carico in via temporanea, appunto nelle more poi di poter procedere a un nuovo bando di gara per un annetto. Successivamente finalmente abbiamo pubblicato questo bando e ha partecipato una realtà, un ATI, quindi è un raggruppamento temporaneo di due associazioni che si sono messe insieme, e verrà fuori un bellissimo impianto. Un progetto, l'abbiamo visto, ma è davvero un progetto importante che secondo me riqualificherà un po' tutta l'area, no? L'area di Via Creta, di Via Viterbo, Via Lucca, Via Marnero, Nikolaevka, Via Zurigo, tutta l'area che è stata un po' abbandonata in questi anni. Tra l'altro è anche a ridosso della fermata della capolinea di Bisceglie. Sì, tra l'altro la interrompo solo per dire che stiamo mandando l'immagine, così sì, abbiamo idea di quello che, di cui stiamo parlando. Ecco, questo impianto sportivo sarà praticamente, per intenderci, ci sarà una piscina interna coperta con delle sale fitness e delle aree relax. Esternamente sarà tutto un impianto a verde con una vasca relax esterna e dei parcheggi interni. Quindi secondo me andremo davvero a riqualificare tutta questa area. Tra l'altro ricordiamo che è un impianto davvero importante, perché comunque
è una concessione di 19 anni, quindi per tanto tempo, e loro si sono resi disponibili a fare appunto questo nuovo centro a tutti gli effetti, come se fosse un centro sportivo, ma un impianto sportivo davvero davvero importante, ma a prezzi comunali. Quindi tutto ciò che sarà rivolto al cittadino, tutti quanti chiaramente potranno accedere a questo impianto sportivo, avranno delle tariffe davvero basse. Quindi questa è l'importanza di questa struttura, offrire quindi un servizio elevato a un costo basso. Questa è una delle richieste che abbiamo fatto come municipio, e loro si sono resi disponibili a portarla avanti. Quindi sarà accessibile a tutti, e in più offrirà tantissimi posti di lavoro anche a tutti i ragazzi giovani del nostro quartiere. Quindi tanti nuovi adolescenti che vorranno intraprendere questo nuovo percorso avranno poi dei contratti di lavoro anche all'interno di questa struttura. Quindi noi siamo certi, spero che i lavori possano iniziare il prima possibile. Loro adesso hanno presentato il progetto definitivo al Comune di Milano. Il Comune di Milano dovrà attestare tutta la verificare chiaramente la veridicità del progetto. Una volta che hanno rilasciato le varie concessioni, loro sono già pronti per partire con i lavori. Quindi davvero un nuovo volto, una nuova area per tutto il quartiere, per tutta quella zona. Bene, interessante anche sottolineare appunto tutto ciò che sono le nozioni connesse, quindi prezzi appunto comunali e anche possibilità di lavoro per i giovani, che insomma è sempre importante investire sul tessuto importante sociale. E più anche la zona verde, cioè comunque certo. Questa è un'area che oggi era già un centro sportivo abbandonato. Dal PGT, dal piano di governo del territorio, è stabilito appunto che in quella zona dovesse rimanere a valenza sportiva. Quindi noi come Valenza Sportiva abbiamo pubblicato questo bando, e questa associazione, questa realtà, ATI, ha vinto. E loro si impegneranno comunque a tenere anche tutta la parte esterna a giardino e a verde, quindi sicuramente un impatto anche importante con l'ambiente. A livello di cura, ecco. Allora, grazie Assessore. E noi parliamo di territorio. Il territorio è un termine fondamentale che include molti significati, e lo usiamo spesso anche per le nostre top 5, che è un po' la rubrica, un modo per mettere alla prova gli spettatori e conoscere anche meglio, insomma, la città, il territorio milanese. Oggi la top 5 si intitola "Le statue che a Milano sono messe nel posto sbagliato". Allora guardiamo subito al numero 5 e spieghiamo perché questo titolo. Giovanni Battista Piatti, che si trova in Largo La Foppa. Avrete capito che lo scopo è farvi conoscere un po' le statue milanesi, capire dove sono collocate e che sarebbero potute essere messe in altre vie, quelle corrispondenti al nome. Allora, al numero 4 invece abbiamo Leonardo da Vinci in Piazza della Scala. Saliamo sul podio Giuseppe Garibaldi, che si trova Piazza Cairoli. Giuseppe Verdi, Piazza Buonarroti. E saliamo al posto numero 1, che a quanto pare quindi per noi è il più sbagliato in assoluto, Giuseppe Parini in Piazza Cordusio. È un modo, insomma, per mettervi alla prova, non so, lei sapeva tutte le collocazioni, Assessore? Io ne conoscevo tanti, alcuni no, ma sicuramente diciamo che mi piace quando vado in giro per Milano, quando andavo in giro per Milano, mi piaceva vedere appunto tutte le varie collocazioni esterne, soprattutto poi nei palazzi principali della città di Milano, e andavo a vederli, quindi sì, comunque mi divertiva. Cogliamo l'occasione magari per ricordare che ogni città, ma in particolare Milano, ha tante bellezze nascoste. Magari, insomma, successivamente, quando si potrà nuovamente uscire, ci sono tante organizzazioni e associazioni che si occupano di conoscere al meglio la città, potremmo usufruirne. Questo è davvero importante e bello, sì. Allora, tutto ciò però ci riconduce a parlare di un altro tema importante, sempre legato al territorio, ovvero i fontanelli di Muggiano. Lascia però la parola a lei. Fontanelli di Muggiano, sì, sempre sul tema del verde. Sono dei fontanili tra l'altro importanti del nostro territorio, e la maggior parte dei fontanili sono appunto nel quartiere di Muggiano, che è vicino al Parco Agricolo Sud. Questi fontanili, devo dire che
Noi ci siamo impegnati come municipio fin da subito a capire di chi fosse la competenza, perché anche qui non è stato facile, devo dire, no? Inizialmente siamo arrivati, ci siamo trovati in una situazione un po' di degrado di questi fontanili, perché purtroppo spesso venivano, sono abbandonati, venivano tantissimi cittadini incivili, buttavano all'interno di questi fontanili, li usavano come discariche per le macerie, discariche per rifiuti, e noi puntualmente come municipio ci siamo attivati con il Comune di Milano per capire che fosse la competenza della pulizia e del presidio di quell'area. Devo dire che dopo, grazie anche al Comitato dei Quartieri di Muggiano e diverse associazioni, tra l'altro il Buddismo Muggiano e altre realtà del quartiere, ci siamo attivati per, da una parte, cercare di capire quindi di chi fosse la competenza, se di AMSA, se del comune, o a volte abbiamo scoperto anche che alcuni fontanili fanno riferimento alle MM, quindi tutta la parte idrica del comune di Milano. E con loro abbiamo cercato di capire se fosse possibile poter fare degli interventi immediati di ripristino del fontanile, della pulizia del fontanile e della manutenzione dello stesso. Quindi grazie ad AMSA, che comunque ci ha dato un grandissimo supporto, a MM e tutte le altre realtà comunali, siamo riusciti a pulire alcuni fontanili. E soprattutto su questo devo dire che si è creata davvero un forte senso di responsabilità da parte di tantissimi cittadini, da parte di comitati e di associazioni, che hanno organizzato anche delle giornate a scopo totalmente volontario. Ad esempio, ricordo una all'incirca un mesetto fa, che si chiama appunto Pulliamo Muggiano, dove queste associazioni si sono messe insieme e sono andate loro proprio fisicamente all'interno dei fontanili a raccogliere tutti i rifiuti che erano stati accumulati lì da anni e anni. Grazie al supporto con AMSA è stato stabilito un punto di prelievo dove tutti quanti hanno lasciato questi rifiuti all'interno di una zona, e AMSA puntualmente a un orario è passata e ha raccolto tutto quello che era rimasto. Quindi davvero un senso importante del territorio, un senso importante dei cittadini, che tanto si sono appunto attivati proprio per, come senso di appartenenza al loro quartiere e alla loro zona. E su questo devo dire che i fontanili hanno davvero un importante una valenza davvero importante. Uno, perché da lì si prendono, no, l'acqua per gli impianti, per tutta la parte agricola del territorio. E poi chiunque volesse fare una passeggiata nella zona del Parco Sud, nella zona del quartiere di Muggiano, può vedere questi bellissimi fontanili. Alcuni sono ancora attivi, dove appunto arriva tutta l'acqua e creano davvero una sorta di natura e senso con la vegetazione, con gli animali, è davvero bello e importante. Sì, quindi invitiamo tutti a fare un giro, perché sono davvero molto molto belli e particolari. Sì, un meraviglioso universo per la biodiversità, perché c'è tutto, insomma, vicino all'acqua, insomma, si crea la vita e il fontanile lo rappresenta al meglio. È così, è così. Tra l'altro lì, proprio a ridosso di questi fontanili, c'era anche il campo Rom, il campo nomadi di Muggiano, che è stato da poco abbattuto, da una parte prima sgomberato, e ora stanno iniziando i lavori per la bonifica. Quindi anche lì c'era tutto questo impianto, questo campo nomadi, dove venivano appunto buttati vicino a questo fontanile tantissime risulte, tantissimi rifiuti, e ora anche grazie appunto con tutti questi cittadini si sta facendo un bellissimo lavoro per ripulire tutta quella zona. Ok, grazie assessore. Nulla. Adesso devo però lanciare un video, quello delle voci del marciapiede del comitato Centro Studi con Milano Ovest, la voce di Walter Cherubini. Mandiamo il video e poi lascio a lei la risposta. Una premessa alla domanda: un territorio come quello dell'Ovest di Milano, il municipio 7, che ha 180.000 abitanti, ha la necessità di essere gestito dall'amministrazione, cosa che non è. Ci sono prima i consigli di zona, ormai da 50 anni, adesso i municipi, ma che potere hanno? Li abbiamo, diciamo così, raffigurati come una bicicletta che però non ha le ruote, non ha i pedali, e quindi anche se non ha i freni non ha importanza. Ecco, questo è il punto. Quindi la domanda è: ma che tipo di poteri dovrebbe avere in aggiunta
un municipio per poter essere un vero servizio alla zona. Per esempio, qui abbiamo un testo, la Cascina Case Nuove, editato dall'allora Consiglio di Zona 7, che prevedeva che cosa? Prevedeva la ristrutturazione della Cascina Case Nuove in fondo a Via Dognocchi. È stata ristrutturata per farci che cosa, diceva l'allora presidente del consiglio di zona, per fare un centro per start-up. Bene, 20 anni dopo noi abbiamo ancora bloccato quella cascina lì, ristrutturata, qualcuno dice male anche, e purtroppo è rimasta una cosa vuota. Allora, come mai è rimasta una cosa vuota? Perché il municipio di zona 7 non ha voluto fare niente, o perché non aveva i poteri per poterlo fare? Oppure lo stesso discorso vale per un'altra struttura come il Marchiondi, che è rimasto abbandonato a se stesso e all'incuria, al degrado. Oppure possiamo parlare anche del borgo di Assiano, oggi un'area verde molto ampia, però luogo di discariche abusive. Ecco. Qual è il problema legato anche alle competenze, come per esempio per le case popolari, che siano dell'AREN, ma soprattutto del Comune di Milano, dove sono un problema di gestione, ma il Municipio 7 non ha alcuna competenza. Grazie. Ringraziamo Walter Cherubini con la sua voce dal marciapiede, ma lasciamo la risposta al presidente. Anzi, in questo caso mi scusi, l'assessore, Assessore, non però sono ancora. diciamo che la carica la teniamo come secondaria, Vicepresidente, vicepresidente. vicepresidente. No, beh, tanto io saluto Walter, che lo conosco, è un amico e spesso collaboriamo. Lui è uno dei cittadini molto attivi del nostro territorio. E devo dire che lui ha toccato davvero dei punti fondamentali, no? Proprio perché partiamo dalle competenze del municipio e soprattutto il decentramento. Cioè, noi chiaramente come municipio a cosa serviamo? Noi siamo praticamente il collante tra i cittadini e l'amministrazione centrale, quindi il Palazzo Marino e il sistema del Comune di Milano. Quando pensiamo a un anziano che magari ha bisogno di segnalare delle problematiche, di portare anche un progetto, chiaramente questa persona non va a Palazzo Marino, non va in consiglio comunale, perché voi pensate bene che da Baggio agli Olmi arrivare a Palazzo Marino è davvero molta, molta strada. Quindi diciamo che viene direttamente da noi, cioè noi siamo praticamente funzioniamo un po' da collante, quindi tra la richiesta e le segnalazioni dei cittadini e poi dopodiché ce ne facciamo carico e le trasmettiamo al Consiglio Comunale, a Palazzo Marino e ai sindaco e con i vari assessori di competenza. Quindi questo è un po' il nostro compito principale. Poi chiaramente abbiamo anche delle funzioni dirette, come ad esempio questa qua degli orti che abbiamo parlato prima, piuttosto che tutta la parte dei centri sportivi o tutta la parte del verde. E quindi su questo tema noi praticamente cosa facciamo? Ci interfacciamo quotidianamente con gli assessorati comunali, che hanno un po' la palla un po' più ampia rispetto alla nostra. E devo dire che in alcuni casi in questi anni ci hanno ascoltato, in altri casi invece no. Quindi il decentramento che è stato che tanto si è parlato, quindi di dare più poteri al municipio, oggi non è ancora attuato al 100%, proprio perché noi non abbiamo dei poteri diretti sul nostro territorio, ma ci facciamo sempre carico e poi li trasmettiamo all'amministrazione comunale. Diciamo che noi siamo appunto la voce del territorio, la voce dei cittadini. Walter ha toccato dei temi fondamentali, Case Nuove, il Marchiondi, la Cascina Assiano. E su queste devo dire che chiaramente noi come municipio non abbiamo nessun tipo di potere, nessun tipo di delega per poter intervenire direttamente. Però sappiamo che il comune ha già iniziato e magari in questi anni ha già fatto qualcosa. E quindi noi cosa facciamo? Andiamo in consiglio con i vari uffici, gli assessorati competenti e capiamo un po' quello che il comune sta facendo. Sulle case nuove, ad esempio, sappiamo benissimo che c'è un vincolo della sovrintendenza, ma nonostante questo il Comune ha predisposto un bando per poter aggiudicare a un soggetto esterno che potesse prendersi cura di quell'area e di riqualificarlo.
Lo stesso modo è stato fatto per la cascina Assiano, che qui in realtà è di Ahler, e quindi ci ritacchiamo con il discorso di Muggiano che facciamo prima. Anche qui Ahler ha pubblicato un bando dove poter assegnare quella cascina, e ancora non si è presentato nessuno, quindi nessuno ha fatto offerta per prendersi in carico questa cascina e poterla ristrutturare. Diverso è invece il discorso del Marchionni, dove anche qui c'è un altro vincolo importante messo dalla sovrintendenza. Ricordo che tanti anni fa c'era un progetto dove si parlava di un campus per universitari, per i ragazzi del Politecnico, ma poi successivamente, dopo diversi business plan, hanno verificato che i costi erano molto molto alti per poter realizzare lì un campus universitario, e quindi si sono tirati indietro in questo progetto, ed oggi purtroppo abbiamo questa realtà davvero degradata, e noi come municipio chiaramente ci facciamo carico di tutte le segnalazioni e continuiamo a portare a Palazzo Marino, in cui il Consiglio Comunale e gli assessorati competenti, affinché si possa risolvere questo problema davvero, davvero, come dire, sentito per tutti quanti noi, per tutti i residenti del territorio. Perfetto, direi che oggi abbiamo fatto un approfondimento sul territorio a tutto tondo proprio. Basto. Vasto, preciso, abbiamo risposto sicuramente in maniera precisa alle domande di Walter Cherubini e per questo la ringrazio. Ringrazio l'assessore Antonio Salinari del Municipio Grazie, 7. grazie a voi. Spero di averla ospite nuovamente, così approfondiremo altri dettagli, insomma, Sì, ci interessanti per i cittadini. rivedremo presto. Grazie, la ringrazio ancora ed è arrivato il momento anche per noi di salutarci e vi do l'appuntamento alla prossima puntata.